9 minuti di ritardo rispetto all'orario che avevamo detto, ma è colpa mia, assolutamente. Fai tutto quello che vuoi con perfetto, va bene così. Sì. Ciao Giancarlo, io ti do del tu. Ciao. Anche se sono veramente è un po' come essere davanti a un professore, no, per me questo. Boh, se lo dici tu. Ti giuro, perché... Gianni, stammi vicino. Vicino di fianco, non così, ecco, così è troppo vicino, Gianni. Gianni. Per favore. Buonasera. Gianni. Ma che voce squillante che ha questo Gianni, porca miseria. Sono le number one. Il numero uno, ha detto, per chi non conosce le lingue. Lui oltretutto ha dato una dimostrazione veramente di quanto possa servire il genovese in generale, anche in radio. L'ultima intervista gli hanno chiesto di fare anche un lancio di una canzone in genovese, l'ha fatto benissimo tra l'altro. Ma noi parliamo di Giancarlo adesso. Sì, eccomi. La volta scorsa hai presentato uno spettacolo che, insomma, non era proprio comico, diciamo. Allora, prima di tutto salve a tutti gli amici. Ma tanto sono già tutti lì che aspettavano da ore. Agli amici è passato neanche un anno, Giancarlo Ratti. Guarda che ti è passato dietro. Infatti ho sentito... una sorta di vabbè, un'ombra. Non lo dico. È passato quasi un anno... E per quello che è un piccolo percorso che così ho deciso di cominciare dopo i 50 anni, l'anno scorso mi ero presentato qui a Varazze con uno spettacolo dedicato un po' alla poesia di Majakovskij, e quest'anno ho deciso di cambiare completamente registro e fare un po' quello che è il motivo predominante di quella che è la mia piccola carriera, che è un po' figlia del ruggito del coniglio, che è la trasmissione di Radio 2, per chi non la conoscesse. E chi è che non la conosce? Marco Preste e Antonello Dose, con cui collaboro da 10 anni. Allora, visto che ogni volta che cercavo di fare Come può ridursi un uomo, che è il testo che facevo fino a qualche mese fa, ma un po' di ruggito del coniglio ce lo fa, un po' di ruggito del coniglio ce lo fa, ce lo fa, ce lo fa. Allora ho deciso di fare un nuovo piccolo spettacolo teatrale intitolato Molto Ruggito per Nulla, che è un pretesto, non c'è una drammaturgia, non c'è una storia, un inizio, un centro, una fine, è un modo per stare insieme attraverso i personaggi, un po' le storie più conosciute del Ruggito del Coniglio, ma soprattutto, e questa è la novità, ho voluto e sarò eternamente grato a Francesco Giannelli, che è un tenore del Teatro dell'Opera di Roma, famoso agli ascoltatori del Ruggito del Coniglio, perché è l'interprete di due brani che sono ormai delle hit per i seguaci del Ruggito del Coniglio, una delle quali è Love Love Love, che è una canzone che quasi tutte le mattine viene ascoltata su Radio 2. E ho chiesto a questo tenore: ti va di dividere la scena con me? E lui ha detto no. Ha detto di no. Perché? Perché in pratica ha capito che l'acqua al mulino la porta lui. Io dico solo le belinate. Io dico delle gran belinate. Ma e lui hai fatto un sacco di lezioni di genovese, no, allora. Per già usare così belinate non è una belinata. Non è una belinata. Cioè, e niente, e quindi... Come. Gli piace Govi? Mi piace tanto, io adoro Govi, ma non sono né il primo né l'ultimo che adorerà Govi. E quindi aspetto stasera gli amici che hanno voglia di intervenire pagando una forte riduzione, è vero, mi rivolgo a Gianni Vai che è dietro di me alle mie spalle. Andate lì e dite, io a stavo nome... ascoltando Radio Skylab, ecco. E pagate 3 euro. No. No, non esageriamo. Cioè, 5. 15 euro. No. Sì. No, 8. 10. 10. A 10 euro la strappa Radio Skylab, la strappa 10. Chi si presenta se dicendo se Museneisi non si fa dei sconti. Se Museneisi non si fa dei sconti, però siamo anche di Radio Skylab e sconto si fa. Anche l'accento. A Skylab, pazzesco. Radio Skylab si fa un sconto. Senti, ti faccio una domanda. A 10 euro, quanto dai. Serve essere attore per lavorare in radio e quanto serve aver lavorato in radio per essere attore? E qui sembra di stare da Marzullo, però. Si faccia una domanda e si dia una risposta. Allora, quanto conta, quanto serve essere attore per lavorare in radio? Ma in radio in realtà lavorano anche tante persone, cioè per fare quello che faccio io un pochino serve, però... Perché tu fai un sacco di personaggi. Faccio i personaggi, leggo anche delle cose serie, leggo i titoli dei giornali... In realtà io sono un attore normale prestato alla radio e in realtà
è solo alla radio che mi trasformo quando sono vicino a Presta e Dose, perché poi tolto da quel contenitore non continui sono mai. Continui ad essere attore. Sì, ma soprattutto continui ad essere un attore normale, cioè non è che quando poi mi rimangono i poteri. Acquisto i superpoteri solo quando sono al ruggito del coniglio. Ma poi la radio dopo... qualcosina ti ha insegnato che hai speso così magari nella vita di tutti i giorni, non la necessariamente radio... sul palco? Perché a me ha insegnato personalmente, sì. Però io non sono te. Quindi... La radio intanto mi ha dato un po' più di sicurezza. Oggi, come dire, affronto il mondo del lavoro... Insomma, sono un po', mi sento più tranquillo rispetto a 10 anni fa. Insomma, ero un povero spiantato. Adesso sono un povero spiantato che però ha coscienza di essere un povero spiantato. Almeno già uno sa qualcosa. La consapevolezza è già qualcosa. La consapevolezza. Allora, io volevo salutare Laura che ci ascolta da Torino, quindi stasera non potrà venirvi a vedere perché è a Torino, e che ci ha mandato una foto della postazione che ha approntato per ascoltare te poi, fondamentalmente, non me. Con tanto di gatti, vedi, il computer per ascoltare insieme, fantastico. Laura. Fantastico. Niente, hai visto mai che ora questo molto ruggito per nulla piace talmente tanto che tramite i potenti mezzi non si sa di chi riusciamo. Io in realtà quant'è che non recito a Torino? È tanto, poco. Abbiamo fatto una bellissima edizione del ruggito del coniglio dalla sede Rai, sarà almeno 4-5 anni fa. E poi mi sa che non ci sono, è tanto che non... Bella Torino, tra l'altro, lo so. Bellissima città. Allora, ciao Laura. Salutiamo Laura, mettiamo una canzone perché stiamo andando un po' lunghi. Hai preferenze? Sì. Quella là non ce l'ho, quella no. Che mi hai detto prima. Alfonso Signorini, di Fedez. La canto io. Ma chi ci sa bene? Ma ti piace Fedez? Dai politici italiani, dalle porte di partito, di vita di città. Ti Alfonso piace Signorini, Fedez? Alfonso. Alfonso, Alfonso Signorini. La sa tutta. Ti piace Fedez? Vedo che la ragazza non approva i miei gusti. Ti piace Fedez a te? No, vedi? Piace ai miei figli, me l'hanno fatta conoscere. Ho due figli, uno di 11 e uno di 9 anni, Tommaso e Giacomo, che sentono Fedez. A noi ci piace il rock. Perfetto, ascolto volentieri. Ascolti un po' di rock. Allora, ascoltiamo i Soundgarden, Black Hole Sun, banalmente. E poi ancora... Poi ce n'ho una, allora. Ce n'hai una. Ma quello dei Van Allen, c'è, come si chiama... Gesta gigolo dei Van Allen, ce l'hai? Gesta gigolo, adesso lo cerchiamo. Va bene, intanto c'è i Soundgarden. Soundgarden, che sarebbe... grunge. Il grunge, Seattle, sì. Sai, Chris Cornell. Chris Cornell, la mattina, io faccio sempre colazione con Chris Cornell. Chris Cornell e cappuccino. Chris Cornell, cappuccino. Ciao Laura! Black Hole Sun. Eccoci qua, Laura ha deciso che scende da Torino e prende... E non solo Laura, a non tutti coloro Laura. Che si presenteranno al botteghino dicendo mi mando radio, no, zitto, mi mando, zitto, non lo dire, mi manda radio, no, Skylab, no. 10 euro l'ingresso, no. Questa sera, ore 21:15, sì. Molto ruggito per nulla, ore 21:15, 10 euro, no. Mi manda radio Skylab. È contentissimo Gianni Way di questa cosa. Me li togli dalla paga, dai. Allora, vabbè, Mian mi scrive, no, delle altre robe di musica, volevo chiederti un'altra cosa, perché sì, hai fatto hai parlato di musica, no? Io. E, sì, mi hai segnalato una canzone. Io non ti chiedo di riraccontare tutta questa cosa, però lo diciamo. Sì, molto questa volentieri. Cosa veloce che mi hai detto a microfoni spenti. Che poi uno dopo dei la più ascoltiamo. Grandi successi internazionali di tutto il dopoguerra, diciamo, da dopo il, praticamente una canzone che hanno cantato quasi tutti, Just a Gigolo. Le versioni più famose vanno da Dalla De Gregori a David Lee Roth. È in realtà una canzone degli anni 20, fine anni 20, raccolta da qualche su qualche nave, c'era un pianista, un cantante, questa è la storia che so io, un cantante tedesco che non è riuscito a, come dire, a registrarla, è diventata una sorta di dominio pubblico finché qualcuno, credo un paroliere italiano insieme a un altro musicista, se ne sono impossessati, hanno registrato come loro la canzone facendola incidere, almeno questa è la storia che sapevo io, le musiche in sottofondo a un cantante di quegli anni che si chiamava poverino Daniele Serra, che ne ha fatto una bellissima versione che non abbiamo, ma io gradirei Made in Italy proprio, no? Sì,
anche nella musica. Per me rimane una canzone tedesca, perché credo addirittura c'è un filmato su YouTube. Non sono riuscito a capire se è un perché spesso a volte succede di vedere delle cose ma tu non capisci se è un rifacimento dei giorni nostri. Sono talmente bravi ormai a restituire, è vero. A rifare una sorta di, come dire, a ricreare un'immagine di quegli anni facendo un bianco e nero rovinato, e tu non capisci se l'immagine appartiene effettivamente agli anni 20 o se è un lavoro fatto da dei giovani bravi e preparati che sanno ricostruire questo tipo di effetto. Dopo l'ascoltiamo comunque. Gesta Gigolò, ma la versione di David Lee Roth o del David Lee? Tu mi hai detto che andava bene perché era rock. È rock, è rockissima. Senti, prima che Gianni poi 10 euro, parlare... Radio Skylab. Molto ruggito per nulla, ore 21:15. Teatro San Don Bosco? Don Bosco. Teatro Don Bosco. C'è Gianni Vai alla cassa, gli date due... due da 5 e fanno 10 euro, ecco fatto. Povero Gianni, mamma mia. Senti, ma non accetto. Non è difficile, è più difficile far ridere o far piangere, te l'avevo già chiesto, ma quando hai avuto una giornata no, che poi devi andare lì e fare il ruggito del coniglio, devi far ridere. Sì. Non è complessa questa cosa? Perché io mi immagino, io faccio una trasmissione normale, non è che devo far ridere per forza. Voi dovete far ridere per io forza. Io ho la percezione che ogni tanto vada via la cuffia, è solo la cuffia, non sta andando via. No, è solo la cuffia, può essere che sia una cuffia mezza rotta. Ma per quanto riguarda il fatto di... guarda, si è proposto questo caso nel recente passato ben due volte. Una in occasione, ahimè, del quando c'è stato il tentativo di sbarco del barcone che si è rovesciato e sono morti o dispersi più di 300 persone, e quella mattina noi siamo arrivati e c'era lutto nazionale, così non c'è stata male, una comunicazione tra i dirigenti, come dire, la dirigenza Rai non ci ha dato un indirizzo preciso, abbiamo scelto di fare una trasmissione di basso profilo e quindi con delle letture in tema, cercando di dare voce un pochino a chi aveva vissuto da vicino questo tipo di esperienza o chi direttamente dalla Sicilia aveva assistito in prima persona all'arrivo dei sopravvissuti. E c'è stato da parte di chi ha seguito la trasmissione un'adesione notevole e molto partecipe. La stessa cosa, ahimè, si è riproposta in quella che vedi già all'imminenza, ecco, come, cioè, ora della Sardegna, neanche 10 giorni non ce ne ricordiamo già più, però anche lì non mi ricordo la cifra precisa, brutta, triste, 17 persone scomparse, dalla RAI non ci è arrivata allo stesso modo un'indicazione precisa, ci siamo trovati dopo praticamente tra lo sbarco e la Sardegna ad affrontare una trasmissione col cuore in go, con la morte nel cuore. E a che senso ha leggere facendo finta di essere così divertenti i titoli dei giornali, fare le battute, fare i personaggini quando soprattutto sai... quando poi è il titolo dei giornali quelli devi scansare, e quindi però lo fai ugualmente, insomma siamo andati, è stato un ibrido, una trasmissione che non faceva né ridere né piangere né così ne siamo usciti un po' in non maniera... Non fanno tutte le trasmissioni, soprattutto quelle comiche e radiofoniche, quindi... Io avrei preferito, c'è stato proprio una discussione, io ho detto ragazzi, rifacciamo... Cioè, cosa vuol dire? Ma anche se muoiono due persone, cosa vuol dire? Perché di là ne sono morti 300, lo facciamo, e per i 17 della Sardegna. Però alla fine abbiamo fatto una telefonata, ci hanno detto no, andate in onda e fatela. Allora abbiamo detto la facciamo... evitando di dire, cioè, quindi un ibrido è uscito, e come tutti gli ibridi è stata una via di mezzo. Invece parlando di teatro... Ti posso fare l'ultimo esempio così, però sì. Ricordo a tutti che Enrico Brignano, che è uno dei comici che oggi va per la maggiore, non so come, con la morte nel cuore, è riuscito a recitare la sera in cui è morto suo padre. Sì. E questo ti fa capire... a che tipo di allenamento siano, come dire, sottoposti a volte gli forse attori. Forse più gli attori, sì. dei conduttori radiofonici. Stavi dicendo, allora, stasera teatro? Stavo dicendo del teatro in generale, perché tu hai iniziato... 10 euro, Radio Skylab!
Gianni gli sta molto ruggito per nulla. Ore 10 euro, ore 21:30, ore 21:15, 10 euro. Non ti pago. Vabbè, dai, ma venisse qualcuno a 10 euro, Gianni. Voi ma magari. Avete iniziato questo progetto da quanto? Il teatro esaurito. Solo il teatro, vedo. Beh, abbastanza esaurito ti vedo, Gianni, se devo dire la verità. Da quanto abbiamo iniziato sto percorso? Sì, molto ruggito per nulla, ha visto la luce esattamente una settimana fa. Quindi, mi hai detto domenica? Sì, domenica scorsa. Lunedì, martedì, mercoledì, zacchete. E poi la decadence, c'è la canzone della decadence, ce l'hai? C'è la decadenza di... No, c'è una canzone che si chiama decadenza. Politica. Aspetta, allora, cioè, no, non voglio parlare di politica, no. Voglio dire che, cioè, comunque è stata una cosa che nel bene o nel male ha segnato l'Italia ed è successa proprio questa settimana. Non siete riusciti ad inserirla nello spettacolo perché mi sarebbe piaciuto un sacco. No, ma non ce n'è, no, roba di politica non ce n'è. Politica zero. No, non ce n'è, cioè non c'è, non, come dire, facciamo una sorta un po' di satira di costume, di conseguenza... Beh, la politica è anche costume ultimamente, dai. Diciamo costume da bagno, costume da burlesque soprattutto. Anche un po' da clown. È un po' da clown. Alle volte. No, quindi non c'è nulla di politico, vi limitate no, a fare... No, qualcosina c'è, come dire, se c'è la riproposizione di alcune cose che vengono fatte al Ruggito del Coniglio, ti faccio un esempio... spesso e volentieri facciamo una cosa che si intitola la top 10 dei libri e i libri sono come dire i titoli di libri famosi parodiati. Sì. Ecco, giustamente adesso hai detto una cosa, c'è un libro, a me è venuta sta settimana questa battuta, c'è un libro credo di Heinrich Böll che si intitola Opinioni di un clown, l'ho letto, io ho trasformato in Orecchioni di un clown di Silvio Böll. Edizione Media Shotting. Media Shotting, meraviglia, benissimo. Va bene, ci lasciamo così. Ore 21:15, 10 euro per chi viene da Radio Skylab. E adesso facciamo dire due cose a Gianni. Gianni, non so, deve anche parlare. Il microfono è tuo, ciao. Prossimo. No, poi saluti dopo. No, bene. Scusa, ma mi aveva promesso che avrebbe fatto un po' di pubblicità al suo grande amico. Ma non l'ha fatta, com'è? È parlato solo, dai! Parli solo di te, sempre solo di te. Ma ha ragione, se no cosa fai a fare l'attore se non ti piace stare un po' al centro dell'attenzione? Vero. No? Sì, ma lui è un grande. Lui è un grande. Compreso. Dai! No, compresissimo, tra l'altro. Dunque, onde evitare problemi e discussioni, questa sera, ore 21:15, molto ruggito per nulla, euro 15 al botteghino. No. Guarda, questo è il papà, scusa, evitiamo. Perché è arrivato il messaggio, è arrivato il papà di quel bimbo che ha scritto il messaggio, quel bimbo che piangeva al tuo ultimo spettacolo qui a Varazze e dice che è dovuto scappare prima della fine perché il bambino si è messo a piangere come un matto, ovviamente proprio in un momento di silenzio, lo spettacolo era anche abbastanza serio. Comunque, Gian Vittorio Ratti c'è. Questa sera Gian Vittorio Ratti c'è. C'è. A 10 euro. A 15 euro. A 10! C'è. Dai che dobbiamo andare. Ma fa gli sconti lui, è fantastico. C'è. Come si intitola lo spettacolo di Roberto Ciuffoli? Domanda 1. Ecco, la busta 1, la 2, la 3. Dai che dovete andare, su. La libertà è un colpo di tacco. Sabato sera prossimo, giorno 7 di dicembre, ore 21:15. Prenotatevi perché il teatro è quasi esaurito. Euro 15, mi raccomando. Sempre. Buona serata a tutti e vi aspettiamo questa sera a Teatro Don Bosco.